it up, my selector. Ta 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 ta. Filippo, diciamo che non era il nostro torneo, si può dire? No. È ufficiale. Ufficiale. Io ti ho seguito, hai sofferto tanto, hai provato a fare il tuo gioco, hai provato a spingere i momenti importanti, poi insomma quando il K a River esce male su questo triste 8 vuol dire che forse qualcosa non va. No, ho provato tutti gli stili di gioco possibili e immaginabili. Abbiamo fatto di tutto. Però vabbè, probabilmente non mi sono neanche reso conto di aver sofferto un po' di card debt. Questo io in genere non me ne rendo conto perché giocando tante mani non... Però poi a fine torneo invece facendo poi un resoconto mentale di come ho giocato... Ecco, in un'analisi di due giorni, dove hai sbagliato secondo te, se ti puoi rimproverare qualcosa? Ho sbagliato probabilmente nel non... Cioè ho sbagliato ieri perché... Mi hanno però spiegato male la struttura, cioè i floorman americani all'inizio mi hanno detto che si poteva fare il rientro fino al sesto livello, ma se eri in gioco dopo il sesto livello non saresti più potuto rientrare. Andato a 120.000, non era così. Andato a 120.000, ho spinto di più di quello che avrei fatto se avessi capito invece che era fino al nono la struttura. Certo. Però è una mia colpa perché sarebbe bastato informarsi un po' di più durante, quindi... Giornata di oggi invece la carta non è stata quella giusta, oppure ecco, se c'è stata una mano insomma che non avresti giocato a mente fredda, oppure hai fatto il tuo torneo doveva andare così? Ma no, perché ho fatto delle azioni gambling che secondo me erano ottimali in questo, in questa tipologia di torneo, dove ti faccio un esempio, in una mano dove io ho aperto preflop con 5-3 off dal cutoff. Come si fa a non aprire con 5-3 off? Eh beh, c'è un limp da middle position, quindi ci sta. Ci quasi sta. Sempre l'action, cioè un action che comunque sul lungo periodo è EV+, perlomeno in un torneo. Ovvero, che percentuale di mani hai giocato oggi? Probabilmente l'80-85. Però apro da cutoff con 5-3 off. Purtroppo fa call il big blind, che è sempre l'action che non ti aspetti, cioè che non vuoi perché è abbastanza strong come cosa, e che ovviamente fa call anche il middle position. Il flop però a questo punto è 7-5-4, che non è malissimo, con 3 picche, e io ho il 3 di picche. Sembrerà poco, però non è poco, anche perché a meno che... Cioè adesso se il big blind sta giocando asso X che sta pienamente nel suo range, comunque... Cosa, che avere asso, l'asso di picche. Sì, vabbè, ma anche se il 10 di picche è easy fold. Se ha l'asso di picche comunque cioè, ha due overcard più l'asso di picche, in genere check collerà il flop e quindi poi saprò gestire bene la mano. In questo caso comunque fa check il big blind, fa check il middle position e io faccio una bet pari a... un po' di più di metà pot perché voglio diciamo vuoi cercare di capire una mano più forte di quella che ho. No, voglio proprio simulare una mano più forte di quella che ho, faccio sempre. Però a questo punto il big blind fa un action particolare e mi tribetta, cioè scusa, mi riresa, e riresandomi diciamo mi dimostra una certa forza, passa il middle position e qui ho due scelte. Il discorso vuole questo: con che mano lui mi fa riresa? Con che mano ha fatto questo? Per me può aver fatto con un qualsiasi, ammettiamo, no, draw no, perché in questo caso... Non gli fai colore? No, non gli faccio un draw a colore neanche con l'asso, perché secondo me avrebbe checkallato, dato quella tipologia di giocatore più che altro, perché non era un giocatore estremamente brillante. Quindi probabilmente... Cosa gli hai letto? Ma probabilmente ho una bilaterale strana inventata, una doppia bassa, si è giocato una mano assurda, tipo... Come le tue. 4, sì. A questo punto però, secondo me, il discorso sta su questo. Tolto il range che faccio a lui, che in questo caso non è così tanto importante. Secondo me, comunque, la possibilità adesso... Scelta, me la gioca o no? Questa no, la scelta è questa. Secondo me, i picche sono buoni. I picche sono buoni. Il mio cui... equity fold, sì, tantissimo, infinita equity fold, perché poi sono ancora medi. Quante carte onestamente
o a chiudere. Di sicuro tutte picche, quindi sto verso il 30%, già 36%, e questo già mi sembrava ottimale. Oppure il 5 in terra, d'accordo? Comunque, a meno che non mi trovi in una sorta di mezza cooler, tipo 5-4 o 7-5. Quasi spero che il mio Oppo abbia carte. No, non uguale alle mie, però dico, se a scala mi gioco il mio 36%. Vabbè, comunque, ci secondo me onestamente è un colpo che ho, nel quale gioco al 45 in genere. Quindi, secondo me, repushare lì su quel flop con così tanta equity fold è buono. È buono. Lui che ha fatto? Lui ha fatto call a 7-4, la doppia, che comunque... Che ti avevi anche letto, volendo. Ma non è letto, diciamo. Era diciamo una cosa che era punto... una delle possibilità. Sì, una volta che lui fa ridere su quel flop, comunque la mano ce l'ha, quindi ipotizzo, tra le possibili... Ipotizzo che non sono uscite picche. No, ipotizzo che non è uscito niente. Né un 6, perché... Bianco, bianco. 6 anche, perché mi fa sì, fare scala. In scala. Giocano i picche, giocano i 5, purtroppo non giocano più i 3, però cambia poco, però gioco bene e va bene lì. Poi altre mani del genere, dove in una, poi l'ultima, vabbè, che mi ha fatto pensare che forse è il momento di quittare, è quella dove un giocatore estremamente tight ha aperto UTG, adesso ai bui 500.000, sì. Ha fatto 3.000, io mi ritrovavo con tipo 60.000, una cosa. Tu c'hai 2.8? No, io ho 4.8 suited. Ah, tu c'hai 4.8? Sì, che è perfetta, perché io so, sì. Beh, conoscendo il range di Oppo, a quel punto ho implied value infinite, lui cosa avrà mai? No, un giocatore estremamente due asi, due dame, due jack, fine, o asso K. A questo punto, vabbè, flatto da addirittura flatto io, lui è UTG e apre, io addirittura flatto da UTG più 1, che è una cosa secondo me molto strong, perché fa molto paura, certo, a tutti gli altri, perché della serie il giocatore tight lui apre, è già chiuso, se esatto, questo viene dietro, esatto, ti faccio un esempio, se già sono bottone cut off, questa è una mano che in genere passo perché comunque non faccio più paura a nessuno, do soltanto implied odds, okay. Invece flattando da UTG più 1 dimostro una mano molto più forte che quella, sì, che ho sicuramente, quindi a quel punto fake, ovvero faccio un fake anche all'apertura, che probabilmente ha davvero top range, quindi della serie su un flop blank che potrebbe essere il mio, tipo 8-4-2, non dovrebbe era... andare facile easy rotto con asso capo. Sono usciti 2-8. È uscita dama 8-8, vabbè, la dama mi fa comunque paura, ho detto sì. Quanto eri contento con dama 8-8? Un po', dai. Sì, c'ho un minimo, sono un minimo scheri, sono disposto ovviamente ad andare rotto, però capito, la dama sì, vabbè, certo. 9-8-8 era meglio, però vabbè, non si può pretendere. Ma tu. Il problema non è la dama. Il problema è che ecco, andiamo rotti, perché lui ha KK, casca il K River, e mi sa che è arrivato il momento e di se lo siamo giocato a Filippo Cagni. E se avete capito almeno il 10% di quello che ho detto, avete vinto. Siamo voi, sulla buona strada. Perché non lo so manco io. Questa la mettiamo a fare, lezione di poker di Filippo Candio, tanto comunque lezione di spiaggio random in un MTT, insomma, una pagina di diario di Filippo Candio. Ovviamente noi insomma, ci racconteremo tanto altro poker, ci saranno tante altre occasioni, questo non lo facciamo più, è ufficiale, non rientriamo, è detto. Non è ufficiale, no, però stay with us, vediamo che succede, non lo so, però comunque al 90% dico no, ok.